la nebbia che attraversa la pista è quasi romantico. Sono le 7:30 del mattino e qua già la gente in movimento. Troppo presto. Qui si scaldano i motori, non sono ancora le 8 del mattino, okay. Sono già pronti. Buon divertimento. Stanno scaricando moto da furgoni, macchine che arrivano da tutte le parti. Questo arriva da Lussemburgo, è appena passato un furgone dall'Inghilterra, c'è veramente di tutto. Questo si è fatto un bel viaggio, dall'Inghilterra. Poi notare che al Nürburgring devi venire e anche furgone ha il cerchio con pneumatico ribassato e scarico di un certo tipo. E c'è chi è già al lavoro per mettere a posto le moto. Il Nürburgring si è svegliato. Il paddock è davvero vario qua, C'è moto di ultima generazione, moto con parecchi anni sulle spalle, così come i proprietari anche, perché anche i piloti qua, dal giovane al più anziano, alla signora attempata. C'è veramente di tutto, CBR 900, prima serie, KTM, moto classiche, addirittura c'è una Hayabusa con la borsa. Magari si vuole fermare a fare un picnic a metà del giro. Buell, un vecchio GSXR, di tutto di più. GS con le borse? L'abbiamo. Questo entra addirittura con lo zaino? No, vabbè. Morgan, l'età qua non è un problema, la passione è davvero tanta. Avete visto, si gira davvero con tutto. So what's up? You guys waiting for rain? No. No. Perché uno arriva qui, siamo quasi a giugno. Germania, una birra. Un bel tè caldo. Perché vediamo fuori com'è. Diluvia. E finalmente la danza del sole pare che abbia funzionato. Sole non ce n'è, ma almeno non piove. Ci hanno dato l'ok per entrare, speriamo bene. Ciao! Sei pronto? Siamo, dai che andiamo! Adesso siamo in sella a un R1200R preparato sia nel motore che nell'assetto. A quanto dice Frank dovremmo avere 136 cavalli alla ruota, niente male. Davanti a noi c'è Teo, super emozionato anche lui. È una prima per entrambi, qui su questo mitico tracciato, 22 km di sali scendi, e i sali scendi sono davvero incredibili perché dai video non si riesce a capire quanto effettivamente, quali siano le pendenze, ma sono pazzesche. Noi adesso abbiamo la moto, gomme nuove, belle incerate ancora, per cui occhio. Infatti è come guidare sul... Esatto, porca di quella porca. Praticamente olio con le gomme nuove, praticamente come guidare sull'olio. La nostra guida non si ricordava che io avevo su le gomme perfettamente nuove, ancora con la cera. Adesso bisogna guidare davvero tranquilli, perché ci sono delle zone completamente bagnate, altre che sono asciutte, ma le macchie di umido qui sono davvero pericolose, perché la pista è molto gommata dal passaggio delle auto. Si può dire che le protezioni della Wunderlich funzionano. La moto scivolata a causa del pneumatico nuovo e della pista gommata, siamo caduti praticamente da ferro. Stai già messaggiando? Ho fatto il primo giro. Com'è andata? Pista tremenda. Pista bellissima, peccato per il fondo un po' scivoloso, ma già essere arrivati qui per me è una vittoria. Le giapponesi sono quasi, in proporzione sono poche, il manubrio alto qui piace molto perché ci sono molte naked, ma piace molto anche perché sono parecchie le sportive che lo montano. Abbiamo visto Yamaha R1, Suzuki GSXR, le S1000RR anche con manubri alti.
Tavares belli tonici ed è sinceramente una posizione di guida che piace parecchio. Anche il nostro Matteo ha apprezzato questa modifica. Ecco che sono rientrati i nostri. Adesso vediamo di farci un giro con questa S1000R. Il nostro cavaliere inizia la vestizione per entrare con il suo personal trainer. Prima con cosa hai girato? Con l'S1000R, veramente. E ti è piaciuta? Sì, molto molto, gran moto, manubrato e mi ha conquistato, sì. Finalmente forse riusciremo a girare con pista completamente asciutta. Adesso andiamo a vedere un po', facciamo un giro di ricognizione dietro la nostra guida Sebastian e speriamo che sia tutto asciutto. Matteo è davanti a noi con un R1200 preparata, sia di motore che di ciclistica. Io sono invece in sella un S1000R, accessoriata di tutto punto con i pezzi Wunderlich, carbonio a profusione, un bel cupolino protettivo davanti che qui non è assolutamente male. Sebastian invece è in sella un XR, anch'esso accessoriato con componenti Wunderlich, è praticamente uno showroom viaggiante. Viste le condizioni, stiamo girando con la moto settata in dynamic. Le condizioni in asfalto sembrano buone, almeno in questo tratto della pista. Pista lunghissima e come è capitato ieri è possibile che in una parte del tracciato possa piovere, nell'altra invece non succeda niente. Qualche giorno fa addirittura c'è stata una grandinata clamorosa in una parte del tracciato, con le macchine che durante la 24 ore sono trovate in una difficoltà incredibile. Pensate voi, guidare con i pneumatici, anche se pneumatici rain, su quello che poteva essere quasi uno strato di neve. L'asfalto sembra asciutto anche se poi qualche goccia di pioggia continua a scendere. Il maltempo non ci vuole proprio abbandonare, cioè si è affezionato, mannaggia lui. Sono davvero incredibili i sali scendi, giro dopo giro non ci si abitua mai a questi cambi di pendenze, scollini, curve cieche. Le traiettorie che ci disegna Sebastian davanti sono veramente di aiuto. Bisognerebbe macinare centinaia di giri qui per riuscire a memorizzare il tracciato. Soprattutto questa parte è strettissima. Anche in moto è impressionante. Pensare di farla in macchina è davvero uno spettacolo, anche solamente il contesto. Boschi bellissimi, un verde pazzesco, purtroppo tanta umidità. Mannaggia questo tempo. Anche questo è un punto davvero critico, vedere i lastroni di cemento fa impressione, che non si sa mai quale possa essere il grip in quelle curve. E adesso è iniziato a piovere insistentemente, non siamo stati veramente fortunati con il tempo. Come vedete, da una parte della pista piove, dall'altra niente. Qui sembra asciutto addirittura l'asfalto. E adesso abbiamo completato un giro. Purtroppo ha iniziato a piovere in una parte della pista e questo non permette di girare in tranquillità. Però che posto pazzesco! C'è tanta adrenalina anche a girare in queste condizioni. Devo dire che è veramente un bel mezzo. È la moto che mi ha sorpreso più di tutte in questi due giorni. Erogazione morbidissima. E poi anche un bel rumoretto di scarico che non guasta mai. E sentivo che sugli scollini così, i botti, esatto, hanno fatto un bel lavoro quelli della Wunder. Sembra veramente una presa in giro. Adesso che non possiamo più correre, sole splendente. Oggi oltre ogni più rosea aspettativa, per cui non possiamo di certo lamentarci. Dai. Se siamo qui a Nürburgring è anche grazie a Frank Hoffmann, un ex pilota e tester di fama mondiale,
e chi conosce questa pista in una maniera eccelsa, oltre 6.000 giri ha percorso Frank su questo tracciato, per cui nessuno lo conosce come lui. Frank, thank you very much for this opportunity, for these 2 days in the green hell, perché questo è veramente un inferno verde. Oltretutto non siamo stati neanche particolarmente fortunati col tempo, abbiamo preso tanta acqua. Yeah, thank you guys to join us here. I hope you enjoy the green hell. Yeah, not so lucky at this event with the weather, but I hope you did some nice laps. Yeah, thank you very much. And devo anche spiegare che ieri ho fatto anche da tester. Io sono diventato un nuovo tester Wunderlich perché esperienza tanta sì, ma qui bisogna andare veramente coi piedi di piombo, e io ho testato i loro prodotti, che non sono solo belli da vedere ma anche funzionali. Infatti ho sdraiato una loro moto, questa bellissima R1200R, purtroppo ha assaggiato l'asfalto, gomme nuove, gomme fredde, pista gommata, temperature non particolarmente elevate e l'acqua non vanno d'accordo, e me ne sono accorto anch'io. Wunderlich products are not so, only beautiful to look at, but are also very functional. Yes, yes, we go to the track to test our products. In this case, you did it for us. We are not really happy, but we did a very, very good test, and I would say in this case the function was good. Good. And yes. Io posso anche dimostrare che ho assaggiato, e diciamo che appunto il fatto di montare questi componenti non è solamente un fatto estetico, ma come potete notare anche una sua funzione. Quindi abbiamo salvato il motore e i tamponi hanno salvato anche il posteriore della moto, per cui complimenti. Come appunto ci fa notare Frank, il fatto di fare un incidente di questo genere solitamente porta uno stop, cioè praticamente si sfonda il coperchio e i giochi sono finiti. Invece ho avuto l'opportunità di tirare sulla moto e riprendere tranquillamente la pista e di finire il mio turno, per cui si possono spendere dei soldi in, sia per un discorso di look, di estetica, ma anche per un discorso di funzionalità. Per cui dal Nürburgring è tutto, e cosa facciamo? Ringraziamo Frank. Sì, grazie a Frank, a Wunderlich, a moto.it. E dai, anche se il tempo non ci ha assistito, ma ci siamo divertiti, no? Sì, no, io tantissimo. Sì, poi è sempre, anche per me è la prima volta ed è stata un'esperienza. Per te è la stessa cosa? Per me è stata un'esperienza fantastica, per cui direi che... Il fatto che si toglieva il casco con un bel sorrisone piantato, infatti, è stato un buon segno. Esatto. Thank you so much, Frank. Thank you very much.